aspettando Don Gennarino, si preparava così per il fatale incontro. Quando becca Don Gennarino? Io lo prendo per il petto, lo prendo. Questo Don Gennarino, dico. No, Don Gennarino. Scusa un attimo. Quando viene Don Gennarino, com'è che gli dici tu? Lo prendo per il petto, così. E gli dico, Don Gennarino! No. Allora, viene Don Gennarino. Lo prendi per il petto e gli dici, Don Gennarino! Ah, di più. Allora, questo è Don Gennarino. Prendo petto, cravatta. No. Arriva Don Gennarino. Lo prendi e gli dici, Don Gennarino! Li morti tu, eh? L'ho preso solo per il petto. Lo prendo per il petto, Don Gennarino. Gli dico, Don Gennarino, quello che avete fatto. No. Arriva Don Gennarino. Lo prendi per il petto e dici, Don. Scusa, è così un cane. No, deve essere una cosa proprio di più. Di più ancora? Vai. Questo qua è Don Gennarino. Io lo prendo per il petto e gli dico, Don Gennarino. Così. Così va bene. Questo è Don Gennarino. Io lo prendo per il così, petto. Così, gli dico, Don Gennarino. Così va bene. Ma tu pensi che mi capisci così? Sì. Ma non mi viene male. Ma non è bello lo stesso? Così lo prendo per il petto e gli dico, Don Gennarino. Vabbè, lascia stare. Va bene. Vai avanti. Quello che avete fatto mi ha sconvolto. Si vede che sono sconvolto. E io vi taglio quella bella faccia che ti dite. Ma come? Don Gennarino questa bella faccia? Chi? Don Gennarino? Che bella faccia, mi dire. Vi taglio questa faccia. Esatto, va bene. Allora, Don Gennarino, vi taglio questa faccia. E questo giuramento lo faccio davanti a Dio. Che stavi dicendo? Nessuno non può fare un giuramento che subito. Stavi aspettando a me? No, Don Gennarino. Sì. Umilità, Don Gennarino. E fammi sentire che cosa tieni da dire, oh. No, fammi sentire. Niente. Come niente? Don Gennarino, voi avete ucciso mia madre. Quella ha ucciso tua madre. Ha ucciso mia madre, ucciso. Ma ha ucciso tua madre. Don Gennarino, voi... Eppure mia madre aveva una certa età, Ma come teneva una certa età? La mamma è sempre la mamma. Vabbè, poi là tutti dobbiamo morire, è morta così, cosa devo fare? Allora, dinanzi a Dio... Te lo puoi dire tu? Io? Cioè, Dio è una cosa, io sono... Allora... Ma mica si offende davanti a Dio. Chissà se si offende. E allora, davanti a Dio! Dio! Si offende. Che cosa c'hai da dire tu di Dio? No, niente, Don Gennarino. Brava persona, proprio questo stavo dicendo. Qua io non ho conosciuto brave persone. Ma come Dio... Uè, io me ne vado. E se qualcuno tiene qualcosa da dirmi, mi può venire a cercare. Ha parlato Don Gennarino, passi il palco. E allora voi mi volete sfottere a me? Don Gennarino. Chi è stato? Fisci. No, tu, non c'è. Fermo, fermo. Ma cosa vuoi fare? Lo voglio uccidere. Alla fine della sceneggiata, il cattivo che uccide il buono non si è mai visto. Mai! Dai, non ci ha mai visto! No! Non si è mai visto! Se era visto una volta si poteva dire, si è vista, allora è visto. Ma non si è mai visto! La fine della sceneggiata è sempre buono che uccide il cattivo! Ah, io non so niente! No, io non so! Aspetta! Qua ci deve essere un errore, Perché se tu mi uccidi a me, diventi cattivo pure tu! Non mi vuoi uccidere a me, poi ci vuole un altro fedente! Hai ragione! Ci vuole un altro! No, vuoi uccidere tu? Allora vuol dire che io sono per te. Ma per finire, non possiamo stare tutta la sera qua. Ma vedere la bocca a me. Qui davanti al pubblico c'è qualche fedente. Non c'è nessuno. Voi conoscete tutti qua. Sì, non c'è nessuno. Anche non sono fedente, capito?
Rimaniamo qua, che dobbiamo fare? Mi è venuta un'idea. Lo perdono. Bravo, sì. Lo perdoni, sì. Sì, sì, lo perdono. Non lo puoi perdonare. È cattivo, è cattivo. Ma va, cattivo è carattere. Va bene, basta. La sceneggiata non si fa così. Io me ne vado. Vattene qua. Vattene qua.